sì. Marcello Cirillo, eccoci qua. Ciao. Ciao. Bello. Ciao. È sempre una grande emozione, eh? Allora, abbiamo mandato in onda... Grazie, grazie. Standing ovation e non ho fatto niente. È per questo. Hai capito? È per questo che c'è. Scusa, che è il Magalli che è in me. È il Magalli che è in te. Che ho visto ieri in splendida forma. Sì. Ho visto. Allora. Volevo salutare il comitato. Buongiorno, comitato. Buongiorno, carissimo. Era la prima puntata, c'era anche l'avvocato Pandiscia. Quanti ricordi legati a questo studio? Beh, tantissimi. La prima puntata, il grande ricordo è di Fabrizio Frizzi, del quale avete parlato ieri, che ha provato l'ingresso, e il comitato se lo ricorda, l'ingresso della trasmissione quasi 2 mesi, perché abbiamo provato, lavorato tanto, era anche la prima regia di Guardì, fu un risultato pazzesco, perché doveva essere una trasmissione di nicchia, invece diventò una trasmissione popolarissima. E tu sei abituato a trasmissioni di nicchia che poi esplodono, ne parleremo tra poco. Ti abbiamo conosciuto in coppia con Antonio, ma tu avevi un passato ancora prima di Antonio e un nome d'arte. Che ridi? Guarda la foto! È una foto segnaletica. Sì, questo quando lavoravo in Messico facevo... Sì, vabbè, adesso... meravigliosa! No, chi l'ha trovata che poi lo denuncio? Ecco. Avevi un nome d'arte. Sempre peggio. Cioè, dobbiamo toccare il fondo, quindi tocchiamolo. Come ti facevi chiamare? Madonna, guarda, questo era dopo l'incidente. Mi facevo chiamare Marcello Do... No, Marcello Dopo. Marcello Dopo? Dopo. Ma dopo di non chi? Topo. Dopo Gigio? No, no, Topo. Marcello Dopo. I miei discografici ebbero questa grande intuizione di chiamarmi invece di Cirillo Dopo. Dopodiché non si sa, però così è stato. Senti, qui stiamo sfogliando un po' di foto dell'album di famiglia. Ti vediamo con un microfono, una salopette in jeans, come si usava all'epoca. Questo stavo cantando, mi ricordo perfettamente, perché erano le prime volte, stavo cantando una canzone di De André che si intitolava "Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle". Non la sai. No, non la dico, sai, non ti ha mai denunciato poi all'epoca. Sì, poi è partita una denuncia. Altre foto che sfogliamo insieme di questo album di famiglia. Da Marcello che suona e canta De André, e qui siamo proprio colino a Bovo. Ero sulla spiaggia di Quarto, a Genova, dove ho passato i primi 4 anni della mia infanzia. Poi, questo è papà. Questo è il mio papà, quello carabiniere? Era sottotenente dell'esercito italiano. È lui che mi ha ispirato, perché era un grande artista. Purtroppo l'ho perso molto presto, avevo 17 anni. Però è la persona che mi accompagna tutti i giorni e tutte le notti nella mia vita. Che faccia buona. Professore Cirillo. Oh, ma bella donna. No, mi state facendo... Donna Emilia, mia mamma, è la donna che, vedi, sta su quel terrazzo e ha aspettato per 4 anni mio padre, che era in guerra. Per 4 anni loro si sono sposati il giorno prima che lui partisse in guerra e poi non si sono più visti per 4 anni. E mio padre è tornato e finalmente dopo 4 anni sono stati per tutta la vita insieme. Togliamo i fazzoletti adesso. La mozione degli affetti c'è stata, ma per carità, ci mancherebbe altro. Antonio e Marcello, questo duo che spopolava negli anni 80 nei locali ma anche la televisione, tanti incontri e collaborazioni. Qui siete con un grande maestro della musica napoletana. Meraviglia, che meraviglia. Fantastico del 1987, alla sua 7ª edizione. Che ricordi? Ricordi dei ricordi meravigliosi, perché io nella mia vita ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri. Uno di questi è stato Renato Carosone, Guardì, Renzo Arbore. Insomma, grandi maestri che mi hanno insegnato veramente cosa vuol dire fare spettacolo, fare show,
però non in maniera cialtrona. Ecco, Renato Carosone, che faceva canzoni, se vuoi anche leggere, nel 58 era primo in classifica in America con Torero, perché comunque era... In lingua italiana. Anzi, in lingua napoletana. In lingua napoletana, ed era una persona che curava tutto nei minimi particolari. Pure tu hai curato bene, eh? Cioè? Nel senso che ti sei preso gli spartiti di Carosone e te li sei tenuti? No, non... Stefano, mi hai rubato gli spartiti. No, me l'hanno dati, eccoli qua. Questi sono originali. Grande Stefano. Allora, questo era uno spettacolo che dovevamo fare con il maestro Carosone, io, Antonio Maiello e Carosone, si chiamava Pianoforte a tre pedali. Purtroppo poi non si è mai fatto. Vedi, questo è il finale di Pianofortissimo, questo è un pezzo Dark Town, questo è un boogie boogie italiano, guardate, tutto scritto a mano dal maestro, eh? E questo, vabbè, Scarlatti, insomma, tutta... Questa è una grande emozione, perché la musica scritta da un grande autore. Questi vanno incorniciati, eh? Oh, sì, questi fanno parte. Grazie veramente per averli portati. Allora, altra televisione, accennavi un maestro di tutti quanti noi, Renzo Arbore, cari amici vicini e lontani, 1984, per festeggiare i 60 anni della radio. Il cavallo sa dove deve andare, se c'è una coppietta, piano se ne va, senza galoppare, tanto non c'è fretta. Come delizioso andar sulla carrozzella, sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. Che trasmissione! E abbiamo visto Stefano Palatresi. E te al basso. Io ero al basso, perché io non ho mai confessato. Adesso dirò una cosa, io spero che Renzo Arbore non mi stia guardando adesso in televisione, ma siccome io con Stefano eravamo praticamente fratelli, volevo che Stefano cominciasse a fare la sua esperienza in televisione, e dissi a Renzo, che c'aveva un grande tastierista, mi ha detto: ma la tastiera la suoni tu? Gli ho detto: no, io suono il basso. Ho detto: ma quando? Da mo? Non era vero, l'avevo imparato da poco, però abbiamo fatto questa esperienza bellissima insieme con Stefano. Lui alle tastiere. Quindi è stata la sua prima. Il vero talent scout del maestro Palatresi. Di Palatresi è vero. Dove vero vi siete incontrati? Stefano, tu puoi confermare o smentire, vai. Allora, ci siamo incontrati a Firenze, lui suonava in un locale, noi con Antonio abbiamo sempre riconosciuto il talento, e Stefano era una persona, ed è ancora una persona di grande talento, l'abbiamo convinto a venire a Roma, lasciare Firenze. Io ho detto: ma io non so dove abitare, vieni a casa mia. E ha abitato un paio di mesi a casa mia con donna Emilia, che cucinava per me e per lui. Confermo. Confermi? Sì. Stefano, vieni qui, dai. Vieni, vieni tra di noi. Si accomodi. Che facciamo? Ah, grazie. Vai. Ah, ma ci si chiama. Ci mettiamo seduti? Sassettasso. Sassavocato. Confermo. Insomma, Marcello è una persona di grande cuore, non ha aiutato solo me, ma in quel periodo ha aiutato tutti quelli che ha conosciuto e che, insomma, gli chiedevano un consiglio, una cosa, era sempre aperto a aiutare chiunque, veramente un gran cuore. Però Marcello, immagino ne abbiate combinate parecchie, no, i locali, allora, guarda, la gioventù, il testosterone, già, voglio dire... No, lui aveva qualcosa... un testosterone molto, molto... C'è qualcosa destra, che si può raccontare? A sinistra meno. Cosa si può raccontare di quel periodo? Allora, si può raccontare, una sera, e mi ricordo, sono periodi che rimangono nel nostro cuore. Va bene, allora, visto che vi siete conosciuti facendo piano bar, farei, ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Quando ci ricapita? Beh, una grande occasione, poi Stefano era protagonista di quel pezzo, lì c'erano Peppino Di Capri e il grande Gigi Proietti. E allora Stefano Palatresi e Marcello Cirillo, ma che ne sai? Se non hai fatto il piano bar. Il microfono c'è. Prego. Ah, il microfono arriva, guarda. Grazie, caro. Il tavolo sparisce di nascosto, meccanismi che voi siete ben abituati a conoscere e identificare. Allora, tu vai di qua, prego, io vado di là. Vai. O vado di là. È uguale. Ladies and gentlemen, il maestro Stefano Palatresi. Ti ricordo dei vecchi tempi, succedeva che verso una certa entra una pantera, guarda. Sta con lui, ma guarda me, che so appiccicato sul microfono e dedico canzoni. La guarda Rubiera, vende sigarette con l'asino e tette in su. Tutti i fumatori che la puntano si fanno
la solita blue moon. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non l'hai fatto? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il carnevale? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il carnevale? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il carnevale? Si è fatta una scelta. Si è fatta una scelta. Io vado da là. Io di qua. Ciao. 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 Venite qua, la gag, c'era la gag. Scusate, vuoi capire una cosa? Ma questo è un traditional. È un traditional, grazie, grazie tanto. Grazie a Marcello Cirillo. Grazie a Marcellino Bello. È sempre una grande emozione, grazie. Un abbraccio alla tua famiglia, al tuo figlio. E a questo punto, Colonnello Mori, ma che ne sai? So tutto. E allora dici.